Coloro che ottengono risultati positivi nel mondo del trading in modo costante sono coloro che pensano in modo diverso da tutti gli altri. Se tu vuoi diventare un trader, non puoi pensare come gli altri, devi essere pronto a pensare in modo differente. Quindi devi lavorare su quello che è il tuo mindset. In questo video ti spiegherò come fare. Se non mi conosci, io sono Giuseppe Polito, lui è il mio collega Giulio. Ciao a tutti. Quello che vedi qui sulla tua destra è il nostro sito internet. È No Limits, è il nostro percorso di trading, unico in Italia. Perché? Perché ti dà una garanzia, non finisce fin quando non diventi profittevole. Ti seguiremo personalmente tutto il tempo che sarà necessario, non ci fermeremo fin quando non ci riusciamo. È una sfida che noi prendiamo nei tuoi riguardi, siamo sicuri possiamo scommettere su di te. Quindi se acquisti il percorso avrai solo un prezzo limitato ma una durata illimitata, ed è per questo che si chiama No Limits. Quello che è la differenza con gli altri corsi che puoi trovare in giro è che non dovrai sbatterti la testa, non dovrai scrivere solo in una chat e non dovrai chiederti il perché da solo dei tuoi dubbi. No Limits non è un corso, ma è un team di traders. Voglio selezionare persone davvero motivate per creare in Italia quella che è una squadra di veri traders vincenti che vivono di trading. Se vuoi sapere di più, trovi il link giù nella descrizione. Alla fine di questo video, come sempre, andremo a vedere i risultati di queste settimane sul mio conto reale, ma adesso andiamo a parlare con Giulio di come dominare i mercati grazie al tuo mindset. Lo guardiamo subito dopo la sigla. Andiamo a toccare 8 punti precisi per lavorare su quello che è il tuo mindset. Il primo punto è: perché i migliori analisti non sono dei buoni traders? Sembra una cosa strana, ma è così. È come un campione sportivo che, diciamo, spesso viene battuto da quello che è un atleta meno talentuoso di lui. Come può succedere? Non di sicuro dovuto alla tecnica, ma solo per una questione di atteggiamento. Ed è il tipo di atteggiamento mentale che fa per l'appunto la differenza. Gli analisti hanno questa capacità di essere bravi ad analizzare, ma non hanno quell'atteggiamento che serve. Un trader con tecniche, diciamo, semplici può essere migliore di quello che è un ottimo analista. Se ha una mentalità, diciamo, non soggetta a ricevere quelle emotività distorta, in quel caso non c'è esitazione, non c'è razionalizzazione, non c'è quella perdita di controllo che solitamente può capitare quando emotivamente sei troppo coinvolto, e quindi non vai a fare decisioni affettate. L'atteggiamento in questo caso più importante è dovuta non alla mera applicazione delle tecniche in maniera statistica, ma diciamo slegata a quella che è una tua decisione soggettiva. Il secondo punto è il paradosso del trading, e cioè come mantenere sicurezza in quello che è un ambiente di perenne incertezza. Giulio. Certo, assolutamente. Dobbiamo cominciare a ragionare e ad applicarci sui mercati in modo più probabilistico e sapere che noi stiamo applicando delle regole con delle probabilità a favore, ovviamente delle probabilità statistiche positive a favore. Dobbiamo pensare esattamente ad una cosa: quello che sto facendo è corretto oppure sto commettendo degli errori? Diciamo che queste domande si possono rispondere molto semplicemente avendo dalla nostra parte quello che è un piano ben strutturato, e allo stesso tempo avendo queste probabilità a nostro favore e sapendo che le probabilità giocheranno sempre un ruolo cardine nel nostro trading, riusciamo ad abbattere quelle che sono tutti i climi di incertezza e tutte quelle difficoltà che si possono ottenere per magari degli errori che si possono commettere. Okay. Il problema pure è sapere quando sei sicuro, certo, di aver fatto una cosa corretta e non hai fatto un errore e quindi è stato il mercato a dirti di no, oppure non sai se effettivamente sei stato tu a commettere l'errore. Se non lo sai, diciamo, sei fregato. Assolutamente, il punto rimane proprio questo qui: prendere i mercati solamente da un punto di vista emotivo, quindi dire frasi del tipo secondo me, secondo quello che penso o in teoria dovrebbe, sono tutte frasi che magari dobbiamo cominciare a eliminare da quello che è il nostro modo di ragionare sui mercati, ed affidarci solo ed esclusivamente su quelle che sono i calcoli di probabilità che abbiamo studiato nel nostro piano di trading. Abbiamo molti esempi che possiamo fare con altre tipologie di, mettiamo così,
di attività come possono essere il poker, la roulette, il blackjack, dove in questo caso il clima è altrettanto incerto come può essere quello dei mercati, che fanno un po', insomma, quello che vogliono. Nel poker o in questi giochi d'azzardo noi abbiamo delle probabilità statiche e ogni mano e ogni partita è un evento a sé. Nel mercato invece c'è una differenza ben differente, ovvero non c'è un inizio, non c'è una fine, ci sono fattori del passato, fattori del futuro che potrebbero comunque, diciamo così, toccarci emotivamente e andare a sfregare un po' le nostre emozioni. Motivo per cui è fondamentale avere questo ferreo sistema di trading, questa mentalità più sicura legata per l'appunto alle probabilità. Il fatto che sui giochi tu finisci la mano e più di quella somma non puoi perdere. Nel trading invece, se lasci la posizione aperta, tu potresti bruciare il conto con una sola mano. Cioè non c'è nessuno realmente che ti tira fuori dal trade. Questo diciamo che è quella sorta di tilt che avviene anche, diciamo, in questi giochi di azzardo, che praticamente ti fa bruciare mesi di sacrificio. Assolutamente. Quindi è anche sì vero che ovviamente, come in tutti i giochi d'azzardo, dove vige un po' quella regola della speranza di arrivare al numero che aspettiamo, alla carta che ci serve, nel trading questa speranza deve essere totalmente abbattuta, anche perché, come abbiamo poc'anzi detto, c'è la possibilità di bruciare totalmente un intero capitale con una barra due singole operazioni. Motivo per cui rimanere freddi, rimanere attaccati al nostro piano di trading, soprattutto alla nostra al nostro edge statistico che abbiamo studiato, è fondamentale per avere quella che è una mentalità totalmente forgiata per i mercati finanziari. Il concetto è che trading è un ambiente totalmente libero, quindi piena libertà. Sei tu che ti devi creare delle regole di autocontrollo e soprattutto devi cercare, diciamo, di osservarle perfettamente. Esatto, possiamo anche buttare delle regole, diciamo che dobbiamo rispettare, per esempio, quelli che sono i nostri stop inizialmente studiati nel nostro piano del trade che vogliamo andare a svolgere. Dobbiamo assolutamente accettare la perdita, cosa a consolidare la perdita. Cioè, assolutamente, queste cose le diciamo perché cose che ci sono successe succedono, e veniamo comunque contattati spesso da studenti che ci chiedono cosa vediamo noi che loro non hanno visto, se è sufficiente, diciamo così, questa perdita, o se può sperare di recuperare un qualcosa. Ecco, tutte queste tipologie di diciamo di aspettative devono essere abbandonate e deve essere, diciamo così, inserito un file nella nostra testa che è proprio quello di rispettare le idee e il piano che abbiamo fatto all'inizio di ogni operazione. Dobbiamo anche ovviamente evitare l'overtrading, ovvero il continuare a cercare continuamente opportunità, continuare a cercare oltre le ore che ci eravamo dato, diciamo, come limite, quindi andare esagerare nel fare l'attività. E soprattutto qua ci tengo: il colpaccio non esiste questa cosa di l'1 a 25, l'1 a 30, voglio cercare la botta che mi fa fare il mese. Ci sono delle volte che può capitare che il mercato ti premia per aver avuto un'idea di trading vincente. Nella maggior parte dei casi il trading non è la ricerca del colpaccio e, diciamo, della singola operazione. Quindi il motivo per cui dobbiamo soprattutto rispettare quelli che sono il nostro rischio. Il rischio per la singola operazione. Non allungarlo se l'operazione non sta andando nella direzione che noi pensavamo dovesse andare, accettare questa perdita, consolidarla e prendersi magari non 5 minuti di fiato e di pausa. Sospendere. Anche perché, ripetiamo, è una cosa molto importante, non possiamo vivere i mercati con la speranza o con penso di avere ragione, e non dobbiamo neanche vivere, altro punto importante, con quella speranza di adesso faccio immediatamente un'altra posizione su un altro mercato per recuperare quello che ho sbagliato prima. Ma dobbiamo rimanere comunque freddi, non perdere la calma, non arrabbiarsi e non farsi prendere da quello che è, diciamo, anche ok, sto vedendo l'operazione è andata nella parte opposta, mi butto dentro in piena FOMO, fear of missing out, il cosiddetto FOMO, che ci fa entrare di fretta, assolutamente, cercando di, come se dovessimo perdere il treno. Assolutamente. E ovviamente, se stiamo esitando, la cosa più importante è quella di abbandonare, se non è chiaro, l'opportunità. Assolutamente. Poi pensare, per esempio, alla perdita come un costo formativo. Assolutamente, certo. Quindi tu già hai pensato di investire del denaro, sai di doverlo perdere perché quella perdita ti potrebbe formare. Assolutamente. Quindi memorizzare nel tuo cervello quello che è il dolore all'errore.
errore. Che è la cosa più, diciamo, complicata che facciamo con i nostri studenti è proprio quella di farci dire quali sono gli stop. Si tende sempre, loro ci fanno vedere sempre quello che sono le loro operazioni giuste, ma fanno fatica a mostrare quelli che sono i loro stop. Motivo per cui invece lo stop deve essere preso, come detto Giuseppe, come un, diciamo, come un così, amico, un lo stop amico. Formazione in più a pagamento che purtroppo il mercato. Poi non lamentarsi, mai. Quindi magari riconoscere l'errore e riproporsi di fare meglio, quindi non colpevolizzarsi, non farsi, non avere distrazioni, certo, non certo. stare lì col cellulare. Facebook come varie piattaforme. Quindi ci sono tutte queste regole che ti possono dare lucidità nel momento in cui le segui. Assolutamente. Ovviamente, altro punto che mi tengo di dire, l'ultimo, che è proprio quello di cercare di tradare in situazioni emotive rilassate. Ovviamente la nostra vita è fatta di alti e bassi, ci sono comunque momenti magari in cui litighi con un parente, tua moglie, hai avuto una giornataccia magari con tua figlia, non vi siete capiti o qualunque cosa. In quel caso le emozioni sono già abbastanza scosse, motivo per cui forse in quella giornata fate altro, tanto il mercato darà sempre continuamente opportunità, non è il caso di impuntarsi su un sito. Sempre aperto. È sempre aperto. Altro concetto davvero fondamentale è quello di volere imparare tutto, e questo diventa il buco nero delle analisi, cioè cercare di migliorare la propria condizione cercando di cercare più informazioni possibili. Quindi se il nostro trading non va, cosa facciamo? Andiamo a pensare istintivamente che il problema non sia interno nostro, ma sia esterno. Non pensiamo che magari nasce da una nostra cattiva attitudine, ma pensiamo che il problema sia da ricercare all'esterno, nel mercato. L'idea è quella di recuperare o di migliorare con la vendetta verso il mercato. Vogliamo battere il mercato, cosa impossibile da fare. Come si fa? Come pensiamo di farlo? Con la conoscenza. E questo è quello che, diciamo, istintivamente ci viene a fare. Quindi cosa facciamo? Cerchiamo di imparare più cose, più tecniche, più informazioni, cerchiamo di riconoscere più variabili possibili, il tutto per evitare di continuare a perdere. Quando poi alla fine perderai di nuovo, perché non avevi calcolato qualcosa sfugge sempre, quindi alla fine succederà che perderai, sarai praticamente ancora più sfiduciato, non avrai ovviamente più quella sicurezza, sarai diciamo vai a esitare ancora di più, magari anche se vedi quel segnale che è evidente in quel momento te lo fai scappare. Perché? Perché hai migliaia di informazioni in testa, informazioni, confluenze, di variabili, esatto, che devi praticamente considerare. Adesso le cose sembrano proprio non funzionare, ancora peggio di prima, e quindi tutte queste informazioni che riceviamo dal mercato poi alla fine ci sembrano dolorose, perché in quel momento, diciamo, realmente le recepiamo come possibili informazioni che ci possono procurare una perdita, e quindi è dolore, ed è lì diventa il vero trader perdente. In questo caso cosa facciamo? Entra in loop, cioè cercare di studiare sempre di più, come se effettivamente la soluzione sia nel ricercare un'informazione che ti sta scappando, quando invece il problema è solo un concetto interiore. Quindi, diciamo, cercare invece cose semplici, cercare di gestire quello che è il rischio, cercare di evitare l'esitazione, ma soprattutto tutte quelle regole che abbiamo detto poco fa, e quindi evitare di ragionare in maniera istintiva, tutte quelle regole che praticamente si erano ignorate. Altro punto importante: i trader perdenti sono coloro che vogliono evitare la perdita, un po' come abbiamo già detto, e quindi vogliono evitare la perdita in tutti i modi. Ma diciamo che se noi prendiamo l'essere umano in sé, ci sono delle paure consolidate che sono per l'appunto quella della morte, per alcuni c'è la paura di parlare in pubblico, per molti, diciamo, sì, per la maggior parte, la terza in classifica, è la terza statistica seria, questa che veramente dati parlano, è proprio quella di perdere soldi, di fare un cattivo investimento o qualunque cosa. Quindi nel trading poi la paura, esatto, nostra è essere, pensare di essere nella parte sbagliata, esatto, del mercato. Perdi e anche torto, quindi si associano due cose che nella mente l'altra della persona vanno a toccare i nervi, diciamo, molli della sicurezza delle persone.
soprattutto nei momenti caldi, cioè esatto. Quando devi aprire, quando devi chiudere, quando devi gestire il trade, i momenti proprio di decisione. Questa paura consolida quello che poi diventa non più il rispetto di quello che è il nostro piano, si comincia comunque a improvvisare. Esatto, si comincia a essere sconsiderati e ad aprire posizioni, diciamo. Certo, si evita un po' la paura cercando di essere un po' spericolati, un po' come i giovani che tendono a lanciarsi senza paure, ma poi alla fine il concetto è che lo stesso giovane, lo stesso trader inconsapevole che vuole lanciarsi cercando di evitare la paura, alla fine cosa fa? Andrà a perdere e quella perdita gli procurerà forte un dolore, certo. E quello stesso dolore, anche se prima si era spericolati, poi si entra con l'avere paura di quella cosa. Quindi essere sconsiderati sicuramente non è la soluzione migliore, perché succederà prima o poi che si creerà quello stato di associazione, quindi si crea una paura inconsapevole. La stessa paura ti farà esitare, come abbiamo detto prima, soprattutto durante l'entrata. La faccio, non la faccio, secondo me. E in quel caso, ovviamente, questa paura ti farà entrare in ritardo e ti farà andare male il trade. Allo stesso tempo, questa esitazione potrebbe non farti entrare e magari il trade poi ti va bene. E che significa? Significa che la prossima volta, invece, visto che hai perso il trade la volta precedente, allora questa volta andrai ad anticiparlo. E quindi altro errore. Cioè, sono tutte cose che realmente ti fanno perdere l'oggettività del trade. Quindi, quando fai l'analisi del fuori dal trade, sei dritto, sei oggettivo. Quando sei invece dentro, in balia delle candele, quando sei dentro, praticamente questa paura inconsapevole soprattutto quando stai accumulando una perdita, che fa? Ti manda in tilt e ti fa sprecare ovviamente tutto il vantaggio che magari avevi accumulato nei trade precedenti. Quando invece saprai accettare quella che è la tua perdita senza avere questa conseguenza emotiva, è lì che non avrai più paura. Avere paura significa essere spericolati, essere sconsiderati, significa avere paura ma allo stesso tempo prudente. In questo caso non darai più la colpa al mercato. Non è che il mercato non ti ha ascoltato, non ha fatto quello per il quale hai studiato, quindi non sarà più il tuo nemico ma sarà il tuo amico. E in questo caso entri in sintonia col mercato, non ricevi informazioni distorte dalle tue emozioni e ovviamente entrerai nel flusso, stato di flusso che ti permette di raccogliere in maniera serena, in maniera tranquilla quelle che sono le opportunità che il mercato ti sta dando in quel momento. Quindi ti offre delle opportunità e tu le raccogli e stai viaggiando come all'interno di uno stormo di uccelli nel flusso del sei un tutt'uno con, mettiamola così. I top trader invece come si comportano? Sono coloro che invece accettano tranquillamente e serenamente il rischio di perdita, non ricevono informazioni dolorose dal mercato nel momento in cui va contro. È ovvio che non stanno lì a bloccare un'informazione, anche se gli può procurare un dolore, ma perché dolore realmente non vanno a procurarsi. Quindi non hanno nessuna conseguenza emotiva, non hanno nessun impatto, il loro atteggiamento mentale è fermo e sanno che non devono evitare qualcosa che è inevitabile, perché la perdita è qualcosa di inevitabile. È un po' come un'attività commerciale, il costo di, per esempio, di un ristorante. È come se un ristoratore se la prendesse, oppure si arrabbia perché deve sostenere le spese, la sua fornitura, certo. Quindi fa la spesa e quindi gli fa male il fatto di dover sostenere delle spese. La nostra perdita è il nostro costo formativo o comunque è il nostro costo aziendale. E quindi a questo punto qual è troviamo una soluzione. La soluzione, amico mio, è trovare il modo di fare un trading oggettivo e quindi far prevalere la parte oggettiva, razionale, della tua prospettiva, quella che non deve essere distorta dalla tua paura. Operare in modo oggettivo in questo caso ti permetterà di mettere in pratica quello che dicevamo prima, quindi un trading probabilistico fatto di trade vincenti e perdenti, dove la gran parte dei trade deve essere vincenti
E quindi, quali sono i trucchi per poter mettere in pratica un tipo di trading oggettivo? Prima di tutto, curarsi solo della corretta operatività, cioè sapere di essere concentrati, fare una valutazione per quello che il mercato in quel momento ci sta dicendo. Poi sicuramente cercare di riconoscere e scrivere dei trade persi quelli che sono stati gli errori, cioè c'è stata una mancanza di disciplina, e capire se l'errore è dovuto a una nostra mancanza oppure solo perché il mercato in quel momento magari ci ha detto di no. Certo, allora sappiamo che non abbiamo fatto un errore, ma è stato il mercato che è andato contro, diciamo, le probabilità, e lo accettiamo in maniera, diciamo, serena. Motivo per cui dobbiamo avere le nostre regole operative segnate su Word, su un post. Io quello che farei io è scriverle proprio, che facevo io, era scriverle su un post-it. Al muro, tac, una dietro l'altra, in maniera che comunque poi, quando riuscivo a capire consapevolmente di aver corretto quell'errore, cosa facevo? Andavo a togliere quei post-it che avevo appoggiato nel muro vicino il mio schermo. Poi cercare di essere freddi, distaccati, quindi come dei robot, diciamo, dobbiamo essere non attaccati a quello che è l'esito del singolo trade, dobbiamo vedere il risultato alla fine. Io solitamente cerco di dare un periodo di 20 operazioni per capire come è andata. Non mi interessa sapere quel trade l'ho vinto, l'ho perso, no, voglio vedere il risultato dopo 20 operazioni. Magari il trucco che dico io è anche cerchiamo di nascondere quello che è il saldo, non ci interessa farci condizionare dalla nostra equity se sale o scende. Alla fine delle 20 operazioni vediamo come qual è stato il risultato e poi rifaremo un altro ciclo di altri 20 operazioni, confronteremo quelle che sono le performance. Quindi è un po' come i tennis, io sono un amante del tennis, si capiva, no? Diciamo che non e ti quindi, sei perso un evento, 4 ritmi di tennis. Sono qua appunto. Quindi non, cosa fanno? No? Cercano di non farsi condizionare dal punteggio o dal singolo punto. Diciamo che cercano di giocarsi punto per punto al massimo. Evitano di pensare a quello che sia, cioè diciamo, il risultato della partita, per evitare che quel risultato possa condizionare. Quindi vedono il tutto, diciamo, singolo punto, trade per trade, nel nostro caso, nel caso del tennista, punto per punto. Questo era tutto. Speriamo che tutte queste nozioni, queste informazioni ti saranno utili. Ciò che ti consiglio è anche di rivedere questo video e scriverti i punti che ti sono sembrati più interessanti affinché possano entrare nella tua mente, puoi condividerli non soltanto razionalmente, ma devono diventare per te un vero e proprio modo di pensare. Quindi deve diventare il tuo mindset. Adesso andiamo a vedere il mio conto reale, lo andiamo a vedere sulla mia MetaTrader e i profitti delle ultime settimane. E andiamo a vedere le operazioni di queste ultime 4 settimane, le vediamo sul mio conto reale, lo si vede da questa scritta live che seleziono, nascondo anche la scritta del broker per evitare un conflitto di interessi, qui nascondo quelli che sono i miei capitali per un discorso di privacy e siamo attualmente su posizioni aperte, non c'è nessuna operazione al momento in corso. Quindi possiamo andare su storico operazioni e andiamo a vedere le operazioni di queste ultime 4 settimane, queste 4 operazioni sono la settimana scorsa, meno 259 euro di perdita, ma scendiamo indietro, andiamo a vedere un po' di operazioni che ho fatto vedere in tutti i video precedenti di YouTube, quindi mesi scorsi. Poi facciamo tasto destro del mouse, periodo personalizzato, partiamo dal 12 settembre, quando ho fatto vedere l'ultimo video di YouTube, fino ad oggi. Andiamo a guardare i risultati che ho accumulato in queste 4 settimane, e cioè 8.200 euro di profitto, dove la gran parte sono, è l'ultima settimana, 4 settimane fa, oltre 7.000 euro di profitto. La scorsa settimana, come dicevo, meno 2,59, questa settimana, 2 settimane fa, oltre 4.000 euro, e invece 3 settimane fa, meno 2.600 euro. Quindi tutto sommato un profitto, cioè diciamo un mese positivo. Per questo oggi è tutto, la mia raccomandazione è sempre la stessa, cioè quella di fare trading con la testa. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!